Ciao a tutti, bentornati, benvenuti su Fanart Coco Reloaded. Siamo giunti a un altro capitolo dell'unboxing, questo incredibile unboxing, e siamo giunti al video in cui cercherò di fare qualcosa con questo PC mostruoso, questo PC fisso mostruoso come lo chiamo io, che ho scoperto essere dell'Asus. Quantomeno recuperarci qualche cosa, perché per farlo funzionare la vedo un po' brutta, ma lo chiamo mostruoso perché è enorme, è un case enorme. Praticamente proprio una belva. Quindi vi do la linea, lascio la linea al video. Grazie della visione e al prossimo, ciao a tutti. Leggero ma allo stesso tempo pesante. Allora, già nella parte superiore abbiamo questa griglia per raffreddamento, perché questo computer fa parecchio calore. Abbiamo qui il pulsante nella parte frontale e scusate superiore, USB 2.0, tasto preset, LED dell'hard disk. Si apre questo sportello, si apre con questa griglia di raffreddamento, diciamo. Quello che scopriamo è subito una porta, delle porte USB 2.0, anche queste credo, e poi abbiamo la presa della cuffia e la presa del microfono, eccolo lì. Subito dopo lettore DVD e subito sotto anche il masterizzatore. Non ci sono floppy come vedete, ma si possono aggiungere perché è veramente enorme. Qui abbiamo un super ventolone veramente enorme. Andiamo alla parte laterale. Questa parte laterale c'è soltanto questa grande griglia. Il fatto che sia aperto nell'altro lato vuol dire che questo computer probabilmente scalde molto, viste anche le tante ventole che ci sono. Questo è l'alimentatore, eccolo qua. Anche qui sotto c'è un super ventolone vicino agli elementi qua, diciamo, alle prese del mouse, tastiera. E poi abbiamo quattro prese USB e le porte LAN per la rete. Scusate il fiatone, ma parlo cappottato perché sto per terra. Tutti i slot liberi in cui poter mettere schede. E adesso arriva la chicca, cioè vediamo la piastra madre. La cosa che possiamo notare subito è questo grande dissipatore, eccolo qua, con questa grande ventola. Anche qui c'è un super ventolone. E anche qui sulla scheda video, probabilmente c'è la scheda video qua, questi ventolini. Ah, poi abbiamo la parte della CPU. E queste sono le marche X, e queste sono le memorie XMS DDR2. Il case è molto grande. È veramente un mostro, lo chiamo io perché vabbè, devo un po' pulirlo, va bene. Sono veramente curioso di vedere se parte tutto questo ambaradan. Allora, ho cercato il cavetto, ci avrei anche il monitor e la tastiera pure, però ho appena fatto una scoperta brutta. Questo mini cooler in realtà non è appoggiato, non è collegato. Potrei utilizzare queste ventole da qualche altra parte, ma non è inserito, insomma. E in più qui ci sono dei cavetti staccati, quindi non sono connessi, e manca completamente la scheda video. Io cercavo come un pazzo la presa VGA e la presa anche HDMI, ma non c'è proprio la scheda, io non la vedo. Questa è una scheda dove va da parte qui, dalla parte audio, che è replicata sul frontale. Questi sono due hard disk che potrei recuperare, ovviamente anche i lettori. Farò un secondo video in cui smonterò totalmente questo computer per recuperare questi pezzi, anche l'alimentatore se funzionasse, ma non mi fido più di tanto, peccato. Quindi diciamo che il fatto che ci siano questi, forse le RAM posso utilizzare, non so, non saprei, è veramente un peccato. Non vedo schede video,
E io poi, fra l'altro, non so nemmeno se ho ancora queste schede video, perché io di PC fissi ormai non ne ho più, sono passate ai portatili, quindi non credo che possa funzionare questo computer. Va bene, e allora farò un secondo video in cui smonterò i pezzi da recuperare, appunto batteria se fosse ancora funzionante, eccola laggiù. Questa ventola è praticamente già recuperata, ma potrei recuperarla, metterla da qualche parte, non so dove, farci qualche cosa per rinfrescarmi. Ovviamente userò queste RAM DDR, gli hard disk li smonterò, i lettori DVD, sono lì e gli hard disk li... i DVD sono qui, gli hard disk sono qui, li ripeto, li utilizzerò, li prenderò, li recupererò. E poi comunque francamente ho un computer veramente troppo grande, è enorme. Va bene, non è andata tanto bene questa cosa, chissà se riuscirò a recuperare questi pezzi che appunto farò in un secondo video. Per il momento volevo vedere di che cosa si trattava. È un Intel, anzi scusate, è un Asus, quindi anche Asus, quindi una marca molto insomma conosciuta praticamente. L'unico problema è che manca la scheda video. Io non la vedo, guardate se la vedete voi, ma anche integrata se fosse, io non la vedo integrata. Non ci sono prese qua dietro, manca proprio, è stato cannibalizzato. Oh, non mi veniva. Eccolo qua, vabbè, io vi ringrazio per la visione, grazie e ai prossimi video, ciao a tutti.